Di Maio, azzardo calcolato. Un vecchio proverbio siciliano racconta che a seconda di come finisce si conta. Mai come in questo caso vale la pena di tenerlo a mente. Perché solo la fine della delicata e per molti versi imperscrutabile partita politica in corso ci potrà dire di più sulla mossa a sorpresa di Luigi Di Maio alla vigilia delle consultazioni. All'apparenza è un azzardo. Come lo è il porre veti o il lanciare anatemi nei confronti di altri partiti con i quali comunque sia si dovrà avere a che fare. E lo è tanto più nel momento in cui non solo il gioco è tutto aperto ma si reduci da un accordo sulle presidenze di Camera e Senato, accordo, ben inteso, che ha portato una senatrice di Forza Italia sullo scranno più alto di Palazzo Madama con i voti dei grillini. Ma se, pur con tutte queste controindicazioni, il leader del movimento spariglia, non ci si può non domandare se il suo non sia un azzardo calcolato. È evidente l'intento, spaccare i fronti avversari, lanciare i semi della scomposizione tanto nel centrodestra quanto nel PD, dividere e promuovere i buoni, Salvini e Martina, con Franceschini e Minniti, e bocciare e isolare i cattivi, Berlusconi e Renzi. Insomma, non siamo di fronte a una mossa estemporanea, c'è un disegno. Il punto è vedere e scoprire nelle settimane che verranno quanto l'operazione abbia trovato sponda nei campi avversari e, in questo senso, quanto sia andata a segno. Ma, come si accennava in principio, potremo saperlo e raccontarlo solo quando la partita sarà conclusa.